E noi adesso siamo in collegamento con chi tutela i lavoratori di oggi. Sto parlando della dottoressa segretaria regionale Filcams CGL. Ben arrivata, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a voi. Come Mary va? Manocchio, sì. Esatto, Mary. Come va? Non tanto bene. Diciamo, abbiamo qualche problema ultimamente nella grande distribuzione in particolare. Anche poi perché noi abbiamo seguito la scorsa settimana quella che è la situazione dei dipendenti di Auchan di Modugno e contemporaneamente c'era pure lo sciopero dei dipendenti dell'Ipercoop, della catena della Coop Sì. Estense, ma oggi i nostri riflettori puntano su IKEA, no? Che cosa Sì. succede? Si parla di frattura fra i lavoratori, cioè fra IKEA e i sindacati. Che sta accadendo? Sta accadendo che IKEA, così come stanno facendo una serie di aziende della grande distribuzione, ha deciso unilateralmente di disdettare il contratto integrativo di lavoro, per cui oltre al contratto collettivo nazionale abbiamo chiaramente messo in campo tutte quelle iniziative volte a contrastare atteggiamenti unilaterali che si ripercuotono unicamente sulla forza lavoro e sui salari delle persone. Questo, sì, Sì. questo sciopero che è stato proclamato, no, a livello nazionale Sì. punta a quali obiettivi? Cioè, qual è l'ordine del giorno su cui restate fermi? Guardi, l'ordine del giorno intanto è acclarare il fatto che le aziende devono smetterla una volta per tutte di agire unilateralmente secondo convenienze di una sola parte. Noi chiaramente a fronte di questo atteggiamento abbiamo proclamato lo sciopero, domani ci sarà lo sciopero a Bari, il 6 giugno si è già effettuato lo sciopero su diversi grandi centri dove insiste IKEA. E il nostro obiettivo è quello di proseguire su un tavolo di trattativa, perché ricordiamo che c'è un tavolo di trattativa aperta per il rinnovo del contratto integrativo, perché noi eravamo e siamo in quella fase, per cui vogliamo dire chiaramente che i confronti, seppur serrati e seppure aspri, non possono prevedere atteggiamenti che non attengono corrette relazioni sindacali, ma soprattutto che non guardano all'interesse di entrambi. Noi siamo disponibili, come abbiamo già dimostrato in tantissime occasioni, a sederci ai tavoli, a venire incontro ad esigenze delle aziende che in questo momento vivono gravi difficoltà, ma è chiaro che non possiamo farlo da soli e non possiamo fare in modo che queste difficoltà ricadano sempre solo sulla parte più debole, che sono i lavoratori e le lavoratrici. Questo tavolo tecnico, questo nuovo incontro è previsto fra poche ore, cioè venerdì 12 giugno. Ci sarà E l'incontro, ci sì, sarà questo l'aggiornamento, incontro sì. e diciamo un po' di numeri, ecco, entriamo nel dettaglio giusto per dare contezza agli ascoltatori di che portata stiamo parlando, perché l'azienda svedese, come dice lei, intende annullare in maniera unilaterale la contrattazione integrativa Sì. applicata agli oltre 6.000 dipendenti Certo. dei 21 punti vendita italiani. Quindi, in parole povere, chi è in ballo sono 6.000 persone. Sono 6.000 persone con i loro salari. Tra l'altro, con questo atto unilaterale, il salario che verrebbe perso, varia dalle 1.500 euro all'anno fino alle 3.000 euro all'anno. Ora, se ci sono difficoltà, noi non pretendiamo di non discutere. Noi vogliamo discutere, ma vogliamo discutere a bocce ferme e vogliamo discutere con un atteggiamento che trovi il giusto compromesso di ambo le parti. Ora, è chiaro che dovremo recuperare Sì, gran verso parte quale del salario, transazione voi volete puntare? ma noi intanto puntiamo al fatto che il contratto integrativo, quello scaduto, che stiamo rinnovando e stiamo cercando di rinnovare, comunque aveva un'ultra vigenza a cui l'azienda è venuta meno. È normale che anche in un momento di crisi noi dobbiamo cercare di togliere il meno possibile salari dalle tasche dei lavoratori, anche perché
se continuiamo a togliere salario, continuano anche a diminuire gli acquisti, i consumi. E quindi è un ciclo che inizia ad arenarsi. Certo. È un cane che un principio economico talmente basilare. Ma è basilare, è così basilare che nessuno in Italia lo sta comprendendo, a partire dalla politica. Perché è chiaro che se la politica non ci dà una mano a far intendere alle aziende che non si può vivere solo di incentivi, di agevolazioni e poi pretendere che oltre a quegli incentivi e a quelle agevolazioni i lavoratori e le lavoratrici invece ci rimettano dalle loro tasche il salario, non andiamo da nessuna parte. Credo che siamo in una condizione in cui, tra l'altro molto pericolosa, in cui tra l'altro le aziende della grande distribuzione stiano procedendo ad un tentativo molto molto pericoloso, che è quello di creare anche un doppio regime salariale tra nord e sud. Ma perché noi crediamo fermamente che anche la disdetta di questi contratti e azioni così forti predispongano anche a richieste da parte delle aziende, a dire che laddove la ripresa sembra più lontana e sembra assolutamente irreversibile la crisi, noi dobbiamo procedere a mantenere più bassi i salari e quindi di fatto creando un doppio regime, un doppio binario, quindi un nord Italia che viaggia su salari più alti perché magari lì appunto la situazione non è così critica come al sud, invece al sud abbassamento dei salari proprio vista infatti la situazione. Noi abbiamo paura che questo sia il meccanismo diabolico che stanno mettendo in atto non solo le aziende della grande distribuzione, ma anche per esempio quelle della distribuzione cooperativa tipo la Coop Essenze. Certo. Allora, noi ci riserviamo, così come abbiamo detto ai suoi colleghi delle altre situazioni, i referenti sindacali, di tenere sotto controllo come andrà questa situazione. Grazie, ne abbiamo bisogno. E soprattutto abbiamo bisogno noi di capire come sta cambiando il nostro territorio per poterlo raccontare. La ringrazio e sarà nostro piacere riaverla poi subito dopo questo tavolo tecnico ai nostri microfoni. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi, a risentirci.